Torino, tragedia sul lavoro, era originaria di Marsala, una delle vittime investite dal treno. Agricoltura, il deputato regionale Safina torna a chiedere un tavolo tecnico sulla crisi del settore. Sanità, tra pianti da record in Sicilia, in una settimana eseguiti ben 19 interventi. Marsala, avviso del comune per la ricerca di immobili da affittare temporaneamente. Calcio 5, colpaccio del Mazara Futsal, tesserato del mazarese Giuseppe Gancitano. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. 5 lavoratori sono morti questa notte a Torino travolti da un locomotore durante alcuni lavori alla linea ferrata. Uno di loro era di Marsala, un altro di Messina. E c'è la dichiarazione del sindaco di Marsala Massimo Grillo e del presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano. È stato terribile apprendere questa tristissima notizia. Non si può continuare a morire mentre si lavora. Siamo costernati. Esprimiamo non solo ai familiari del marsalese Saverio Giuseppe Lombardo di 52 anni, originario della contrada Matarocco, ma a tutti i parenti delle altre vittime tutto il nostro cordoglio. Il lavoro, fonte di reddito per ognuno di noi, deve essere svolto in piena sicurezza. Questa è la dichiarazione. La tragedia è avvenuta la scorsa notte nel torinese che ha causato la morte di 5 operai travolti da un convoglio ferroviario, tra i quali il marsalese Lombardo. Ci addolora profondamente, esprimiamo il nostro sentito cordoglio alle famiglie e ci stringiamo al loro dolore, lo afferma il segretario generale della UIL di Trapani, Tommaso Macaddino. In attesa che le dovute indagini chiariscano l'esatta dinamica dell'incidente, rilanciamo l'appello della UIL tutta affinché la sicurezza sul lavoro sia priorità vera nel nostro Paese. C'è anche la dichiarazione del segretario della CISL Palermo Trapani Lapiana. Siamo letteralmente sconvolti per l'ennesimo gravissimo incidente sul lavoro in cui hanno perso la vita 5 operai nel torinese perché travolti a Brandizzo poco prima della mezzanotte da un treno sulla linea Torino-Milano. Ci stringiamo attorno alle famiglie, così come a quella di Giuseppe Saverio Lombardo. Ad esprimere il cordoglio così dopo l'incidente sul lavoro è il segretario Lapiana, esprimendo vicinanza ai colleghi, alla famiglia di una delle due vittime siciliane. È evidente che le indagini chiariranno la dinamica, come sempre a tutti i livelli. Rilanciamo l'appello a un maggiore impegno sul fronte della sicurezza sul lavoro, che anche nel nostro territorio mostra troppe falle che pesano sul futuro dei lavoratori. Questa la dichiarazione di Lapiana. E termina qui TG Vallo prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Il deputato trapanese del Partito Democratico Dario Safina torna a chiedere la convocazione di un tavolo tecnico per affrontare la crisi del comparto agricolo. Le priorità del presidente Schifani evidentemente sono quelle di natura politica e non quelle che riguardano le esigenze, le difficoltà di un comparto produttivo fra i più danneggiati in Sicilia, scrive il deputato Dem, che continua. Il presidente Schifani
sollecitato da tempo per convocare un tavolo tecnico con il quale affrontare seriamente la problematica, invece ha preferito riunire il suo partito, Forza Italia, per discutere di nomine politiche. Un affronto, non ci sono altri termini per definire questo atteggiamento, prosegue ancora Safina, nei confronti di tantissimi siciliani che attendono provvedimenti urgenti e risolutori, conscio della grave situazione che investe il comparto agricolo, continua Safina, torno a chiedere con urgenza la convocazione di un tavolo tecnico. Non è ipotizzabile che il Presidente Schifani liquidi la questione con un mero comunicato stampa, invece è doveroso che ascolti le istanze e le proposte delle cantine sociali, delle associazioni di categoria e degli agricoltori tutti. Lo scorso maggio l'approvazione da parte della Giunta Comunale di Marsala del progetto di demolizione e ricostruzione dell'ex scuola Cosentino di Via Istria. La scorsa settimana l'avvio delle indagini geognostiche nell'area di cantiere dove sorgerà la nuova scuola in Via Istria appartenente al comprensivo Mario Nuccio, diretto da Francesco Marchese. Questa mattina il sopralluogo del sindaco Massimo Grillo e dell'assessore Giacomo Tumberello, presenti i consiglieri Accardi e Fernandez. Si tratta del primo step del cronoprogramma per la realizzazione del progetto che restituirà un moderno istituto scolastico al quartiere della città. La nuova scuola sostituirà l'attuale, risalente agli anni 70, e prevede un investimento di oltre 5 milioni di euro a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il finanziamento assegnato al Comune di Marsala è l'unico in provincia di Trapani, sui 14 complessivi che riguardano la Sicilia. Restiamo a Marsala nell'ambito del programma di edilizia pubblica denominato Sicuro, Verde e Sociale. L'amministrazione comunale marsalese intende acquisire la disponibilità di immobili in locazione temporanea da destinare agli assegnatari di alloggi su cui saranno eseguiti interventi di riqualificazione. Con apposito avviso del dirigente Gaspare Quartararo, servizi alla persona e proprietari di immobili con dimensioni tra 70 e 90 metri quadri sono invitati a manifestare il proprio interesse entro il prossimo 18 settembre. Trapianti da record in Sicilia. In una settimana sono stati eseguiti 19 trapianti di organi che hanno riacceso la speranza per tanti pazienti in lista d'attesa. Il dato è stato diffuso dal Centro Regionale Trapianti. Questi risultati straordinari, ha dichiarato il dottore Battaglia, coordinatore del centro trapianti, sono stati resi possibili grazie ai donatori e alle loro famiglie che hanno regalato la vita a 19 persone siciliane in lista d'attesa. Fondamentale infine è stato il lavoro di squadra tra l'equipe medica e personale sanitario di tutti gli ospedali che hanno lavorato senza sosta, con molto impegno e dedizione, uno sforzo continuo portato avanti per aumentare e migliorare l'attività delle donazioni. Termina qui TG Vallo News, ci siamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Torna pienamente percorribile il viadotto Ponte 5 Archi dell'autostrada 19 Palermo-Catania. Sono stati ultimati infatti i lavori lungo la carreggiata in direzione Catania tra gli svincoli di Resuttano e Ponte 5 Archi, per i quali era stato necessario introdurre il doppio senso di circolazione. L'intervento è stato uno dei temi al centro della riunione operativa sui cantieri lungo la A19 convocata questa mattina a Palazzo d'Orléans dal Presidente della Regione Siciliana
Emiliana Renato Schifani, alla quale hanno partecipato l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, il dirigente generale Salvatore Lizio e la responsabile regionale di ANAS Raffaele Celia. Rendere la 19 efficiente e sicura è una priorità che ci siamo dati fin dall'insediamento del nostro governo, ha dichiarato il governatore siciliano. Ed ora una nota di sport, calcio a 5. L'SD Futsal Mazara 2020 ha tesserato l'esperto giocatore Giuseppe Gancitano per il neo giallo-blu che ha mosso i primi passi nel mondo calcettista tra Mazara e Castelvetrano. Si tratta di un gradito ritorno a casa dopo una lunga parentesi in Veneto, una parentesi strepitosa in cui ha festeggiato per ben 5 volte la vittoria del campionato di C1, aggiudicandosi 5 volte il titolo di capocannoniere ed alzato al cielo per ben 3 volte la Coppa Italia regionale. Numeri da assoluto protagonista, esattamente come quelli che ricordano ancora molto bene i tifosi che lo hanno visto trascinare a suon di gol l'allora Sporting Mazzarese fino alla Serie B. Ed è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.